Continuiamo a parlare di calcio, anzi di calciomercato nella pagina sportiva con le ultime notizie che riguardano il Pescara. Io vado da Massimo Profeta che si trova in collegamento, che sta seguendo le ultime trattative biancazzurre. Buonasera Massimo. Eccoci qui, non so se mi senti. Sì, sì. Ciao Paolo, buonasera a te. Allora Massimo, partiamo da una delle trattative più calde, lo scambio con l'Entella Lescano Clemenza. Allora, possiamo dirlo con estrema certezza perché è fatta per questo scambio. Clemenza ha trovato l'intesa sul piano economico con l'Entella, che naturalmente richiedeva le prestazioni di questo giocatore, ricordiamo classe 97. Lescano voleva lasciare l'Entella, è stato accontentato, voleva Pescara. Lescano sarà un nuovo attaccante della squadra biancazzurra affidata quest'anno ad Alberto Colombo, tra l'altro in doppia cifra il classe 96 argentino negli ultimi tre campionati. 10 gol con l'Entella, appunto 12 nella San Benedettese due stagioni or sono e 11 più 2 in Coppa Italia nella Sicula Leonzio in Serie C. Dunque questa trattativa sarà definita, ma è praticamente fatta per questo scambio, come è addirittura d'arrivo anche lo scambio con il Padova. De Marchi sarà ceduto al Club Veneto, che darà invece a titolo definitivo al Pescara il centrocampista Simone Della Latta. Classe 93, un centrocampista di forza, un centrocampista sicuramente bravo in fase di interdizione, ma abilissimo negli inserimenti, fa anche gol, 6 nell'ultimo campionato di Serie C nel Padova, addirittura 10 due stagioni or sono, ricordiamo, classe 93. Dunque addirittura d'arrivo anche questa operazione di mercato. Ricordiamo che Dell'Icaria e Sebastiani stanno tornando da Milano. Ci sono le novità importanti per quanto riguarda Delle Monache: al 90% sarà ceduto in Bundesliga al Borussia Dortmund, malgrado il pressing fortissimo del Sassuolo, della Fiorentina, della Sampdoria, ma soprattutto del Sassuolo. Per quanto riguarda Veroli, c'è una richiesta da parte della Juve, che poi lo dirotterebbe naturalmente la Juve Under 23 in Serie C, ma c'è anche la richiesta del Benevento, dunque di un club di Serie B. Vedremo quello che accadrà. Sono stati già definiti gli ingaggi di Milani, sarà ufficializzato appunto l'acquisto di questo giocatore a titolo definitivo, classe 2001, laterale mancino dal Pontedera, cresciuto nelle fila dell'Empoli. E poi Saccani è stato fatto tutto anche con il Sassuolo, terzino destro, classe 2001, si è messo in evidenza nella Vis Pesaro, è una trattativa che verrà ufficializzata nei prossimi giorni. E poi tra l'altro c'è da parlare anche della maxi operazione col Monza, perché di fatto bisogna solo ratificare gli accordi. C'è un accordo totale appunto con il Monza che ha acquistato Sorrentino a titolo definitivo, mentre dal Monza arriveranno diversi giocatori. Ricordiamo Lombardi, classe 2002, ex Teramo, ex Vis Pesaro a titolo definitivo. Ci sarà anche l'acquisto a titolo definitivo del portiere, il portiere Sommariva, classe 1997, mentre arriverà probabilmente in prestito secco con valorizzazione il greco Sia Tunis, due presenze quest'anno in Serie B nel Monza, classe 2002, cresciuto nelle fila della Sampdoria. Poi tutte le altre trattative sono in corso, però insomma diamo la conferma, sono andate a buon fine le due operazioni con l'Entella e con il Padova. Dall'Entella arriverà Lescano, dal Padova Della Latta, e poi attenzione a Delle Monache, che al 90% potrebbe essere, perché ci è stato detto così, sarà ceduto in Bundesliga probabilmente al Borussia Dortmund. È tutto, la linea torna a te Paolo.